contraddizioni che si alzano in questa terra solare come tenebre nella notte. Ho voluto scrivere queste parole qualche anno fa proprio per illustrare in una dimensione, diciamo, onirica, dinamica, affettiva, sensuale, se vogliamo, e con caratteristiche intrise di una nostalgia del proprio territorio che si estende per compensazione multipla, non a un singolo territorio che noi possiamo guardare attraverso le nostre introspezioni siciliane, ma possiamo godere di uno spazio più ampio dove all'interno del tessuto geografico, che non solo della Sicilia ma dell'Italia, possiamo verificare, constatare, intuire e rappresentare le diverse praticamente o le diverse condizioni del territorio in linea con quelli che sono praticamente dei parametri istituiti dalle singole amministrazioni che nel corso del territorio, nel corso degli anni si sono diciamo installate e si sono praticamente, hanno prodotto quella cultura capace di modellare il territorio in determinati assetti paesaggistici, urbanistici, delle riserve e di quanto possa essere quella modificazione in termini di territorio derivante proprio dalla rendita fondiaria e dei processi e gradi di pianificazione che nelle varie regioni d'Italia si sono via via organizzate. Questo aspetto, diciamo, mi conferisce, ma conferisce ad altri, a moltissimi cittadini che magari vivono in altri contesti, ma hanno come punto di riferimento la propria città di nascita, il proprio territorio. E dunque parliamo a un vasto pubblico che può comprendere quelle che sono le caratteristiche della discussione che introduciamo da qualche anno in riferimento alla modellazione del paesaggio, alla modificazione strutturale in senso positivo, al fine di creare quelle condizioni di ricchezza che il paesaggio ha in sé come insito elemento geografico, e nel contesto appunto di una legislazione regionale siciliana che cerca in qualche modo o ha cercato di tutelare anche in vista di organizzazioni europee che imponevano alcune direttive che si sono sviluppate nel territorio e che non hanno trovato riscontro e non trovano riscontro praticamente in questa plaga che noi chiamiamo del promontorio, dico noi perché altri parlano del promontorio e questo è una cosa che praticamente mi induce a un piacere sovrano, nel senso che sono riuscito in qualche modo a trasmettere gli elementi di geografia territoriale che praticamente mi configurano il territorio come un'entità che al di là dei limiti amministrativi, come terza punta della Sicilia, appunto il Pachino Promontorio, dove sono diversi i gradi degli stadi di pianificazione che noi possiamo osservare da lontano, ma poi lo visitiamo, lo constatiamo da vicino, come la plaga estrema, la punta estrema di questo territorio, soggetto a forti modificazioni dovute anche agli effetti irrazionali dell'agricoltura, attenzione, perché l'agricoltura, che qualcuno vorrebbe far intendere come elemento deturpatore, in effetti se noi guardiamo le geometrie delle serre, se noi guardiamo l'organizzazione del territorio in senso agrario,
come per esempio ho constatato fortemente il ritorno del grano, del biondo grano nel nostro territorio, praticamente da un contesto di pulizia più generale del territorio, e che comunque, dicevo, trova nella nostra plaga ultima, perché basta anche andare, io sono stato a Ispica, dove il territorio comincia a modificarsi introducendo altri elementi, però vedo e constato che praticamente tutta quella disorganizzazione strutturale che noi possiamo verificare nel territorio di Pachino e di Portopalo, praticamente in altri territori questo non esiste. Non esiste, perché se io ho percorso da Ispica a Pachino e ho cominciato a vedere le prime cose dopo Ponte di Passo Corrado, nella zona di Longarini, dove praticamente continua a essere usata quella zona, quelle alcune aree specifiche della zona, come praticamente discariche di risulta e come praticamente posti dove si può buttare di tutto. Ma qui il problema non è il cittadino, il pachinese o il portopalese. Guardiamoci negli occhi su questo aspetto, perché se noi andiamo a vedere gli interni delle case e vediamo gli esterni delle case, nella vita privata ognuno si cerca di organizzare nei migliori modi possibili e tiene linda e pulita la propria abitazione, mentre tutto quello che è pubblico risente di quella disorganizzazione dovuta a fattori politici, soprattutto che nel corso degli ultimi 20 anni, fino negli ultimi 5 anni, dove la gestione del territorio è diventata ancora più grave per effetti di un capitolato d'appalto che praticamente voleva introdurre elementi di modificazione e di innovazione al passo con i tempi della raccolta differenziata oppure della raccolta porta a porta, ma abbiamo visto che questa gestione è miseramente fallita, e da qui si vede che praticamente la politica sbagliata portata avanti ha creato quelle problematiche che oggi noi vediamo in un modo drammatico. Per cui qui la tendenza generale è quella di, visto e considerato che finalmente a Pechino si è cercato attraverso una forte espressione politica di portare le persone che per anni hanno fatto opposizione e dovrebbero essere in grado di sapere dove mettere le mani al fine di modificare quegli assetti e quelle situazioni, diciamo, critiche che si sono registrate. A tal fine noi diciamo che praticamente a questo punto una inversione di tendenza sostanziale può avvenire da questa amministrazione, da questo sindaco, che in tutti i casi va aiutato, nel senso che va praticamente non si offenda. Va tutelato dal punto di vista proprio delle programmatiche linee di sviluppo che si sono dati attraverso un programma condiviso da moltissime persone, fino a poi arrivare al ballottaggio, che ha visto praticamente questa amministrazione, questo sindaco, essere premiato dal 75% delle persone che sono andate a votare nel secondo turno, anche se possiamo comunque constatare che ben circa il 50 altro per cento dei cittadini non si è neanche mosso da casa, perché magari ha perso ogni speranza, magari ha perso diciamo quella fiducia nella pubblica amministrazione, e per cui oggi il problema diventa epocale, diventa un momento di svolta, diventa un momento importante dove tutti i cittadini democratici devono praticamente sostenere questa amministrazione al fine di attuare un piano praticamente di raccolta dei rifiuti, un sistema di collaborazione sistema di collaborazione, cercare la collaborazione da parte
di associazioni, di coinvolgerle in qualche modo in questa gestione del territorio al fine di ridefinire e rinvertire le caratteristiche di degrado in caratteristiche di sviluppo, e da qui parte l'attenzione verso la possibilità oggettiva, insomma, di ridefinire la politica urbanistica del comune, per cui è importante che oggi come oggi ci si rimetta di nuovo a creare le condizioni, diciamo, pianificatori, che permettano poi gli investimenti che poi possono essere d'aiuto alla gestione del comune, che sappiamo che è deficitaria per diversi milioni di euro, e è solo attraverso una nuova pianificazione che in qualche modo cerchi di tutelare o cerchi di attraverso appunto la istituzione delle riserve cerchi di attirare investimenti al fine di creare quelle condizioni ai bordi, diciamo, insomma, qui bisogna rimettere in mano di natura legislativa, comunale, il nuovo piano regolatore, la nuova situazione che si viene a creare in riferimento al centro storico di Pachino, fortemente degradato, alla riorganizzazione del centro storico di Manzaneno, la visione strategica di una dimensione della città che non si attesti solo su Manzaneno, ma che cerchi di sviluppare, armonizzare quegli altri poli di cui la città può disporre al fine di creare le condizioni per l'attuazione di una città che non si riversa tutta su Manzaneno, ma che trovi nelle espressioni polari intrinseche all'interno del centro urbano di Pachino, con le sue propaggini verso la costiera ovest che vediamo completamente abbandonata, dove praticamente, a parte questo annuncio del pullman che chissà chi doveva portare a Granelli, praticamente vediamo che tutta questa pianificazione, tutta questa gestione e tutto questo nuovo rilancio della politica locale ha bisogno di una forte attenzione da parte di coloro che hanno vinto le elezioni e di concentrarsi per creare le condizioni di un nuovo sviluppo. La strada non è facile, non è che uno può sviluppare dall'oggi al domani tutte queste tematiche, ma bisogna comunque incominciare a dare una forte mano a queste attività di pianificazione e praticamente cercare di avviare questo processo che poi ci permetterà, avere il centro storico, non so, di attivare investimenti per quanto riguarda il recupero dei centri storici, vedere se ci sono delle leggi che ci permettono di fare delle cose, perché io ho studiato attentamente la situazione del centro storico di Pachino, che in parte evidente, grande, deriva dal fatto che un'epoca è finita, che tutte le case al centro storico che appartenevano a singole famiglie nel corso del tempo, i nostri avi sono venuti a mancare, per cui una casetta magari è divisa in 5, 6, 7 porzioni e praticamente nessuno poi si sente in grado di poter prendere l'iniziativa, no? Dice, c'è una casa del nonno, appartiene a 12 nipoti, e questo praticamente per una serie di fattori di bilanciamento reciproco, chi se la piglia, chi non se la piglia, intanto la casa degrada, la casa praticamente è un elemento di degrado, e si va a sommare alle migliaia di case che oggi nel centro storico di Pachino sono inattive. Ecco, da questo punto di vista creare le condizioni, e anche per esempio in riferimento a una cosa che io non sento da anni a Pachino, è quella appunto della
dell'edilizia economica e popolare che abbiamo visto, ci sono dei nuclei forti di addensamento abitativo, ma però almeno è 20 anni che a Pachino non si fa una nuova casa di edilizia economica e popolare. Allora io lancio l'idea che potrebbero essere queste vecchie costruzioni acquisite al demanio pubblico, e allora si risolve una problematica di natura, diciamo, di successione. E noi abbiamo la possibilità, praticamente, attraverso la legge che consente al Comune di attingere al finanziamento delle edilizie economiche e popolari, invece di fare delle case nuove, possiamo praticamente andare a restaurare, a ristrutturare quella vecchia abitazione e poi assegnarle alle famiglie che fanno domande in questo senso. Bisogna creare le condizioni perché praticamente si attivino investimenti, come dicevo prima, con il piano regolatorio generale, di cui naturalmente noi non dobbiamo pensare un'espansione delle nuove aree edificatorie, basterebbe forse confermare quelle che ancora sono nel piano regolatorio e che non sono riuscite nel tempo a essere trasformate, senza andare a toccare nuove aree o senza che nessuno abbia poi l'accortezza di andarsi a insediare o fare politica per pensare di trasformare le sue aree agricole in aree urbane, insomma. Questo è un aspetto che io sto affrontando, diciamo, proprio così, perché ho letto un articolo di Legambiente che mi parla del territorio, mi cita il Pachino Promontorio, allora mi stimola positivamente a intervenire, lo faccio in modo estemporaneo, però sono queste alcune idee che io sto lanciando in questo momento, al modo di farle girare, in modo che pian piano quei pachinesi che ancora non si rendono, molti si rendono conto, attenzione, però il degrado ci degrada nel senso proprio della rendita. Se noi abbiamo un territorio sporco o abbiamo un territorio degradato e un'amministrazione non è in grado di creare delle isole dove conferire questi rifiuti che produciamo, c'è una cosa vecchia, uno la butta, però deve sapere dove buttarla e che questa cosa vada buttata in delle aree specifiche, non si vedano, che non mostriamo i nostri gioielli ai visitatori, perché poi vengono una volta e dice: questo posto è un posto bellissimo dal mare quando arrivi in spiaggia, però poi per il resto, diciamo, diamo un'immagine di noi che praticamente non corrisponde poi in effetti a quelli che siamo in realtà, perché siamo laboriosi, all'interno delle nostre case cerchiamo di migliorare la situazione, tutto quello che è il pubblico, la proiezione al pubblico praticamente viene a mancare. Ecco appunto che io non parlo dei pachinesi in termini negativi, perché hanno bisogno di una guida, i pachinesi hanno bisogno di un'organizzazione amministrativa che consenta loro di, con facilità, di essere cittadini esemplari, bisogna attivare quei meccanismi che praticamente inducano la gente a collaborare con l'amministrazione, perché sa che se il territorio viene riqualificato, tutta la nostra realtà, le singole realtà proprio private vengono valorizzate da questo processo, perché altrimenti c'è un livello di degrado conseguenziale a quelli che sono gli aspetti più emblematici del territorio, e c'è una perdita in termini sostanziali dei nostri beni privati, proprio dei nostri beni privati, una casa posta in condizioni in una zona dove c'è un forte degrado perde praticamente dei soldi in riferimento a una casa dove il territorio è organizzato in un modo più. Insomma, una riflessione